Innanzitutto informare i cittadini su quali possono essere le ricadute per loro dopo le nuove normative. Il consorzio Ecoem in questo caso è il capofila dei vari consorzi, quindi di questi nuovi sistemi che cercano appunto di lavorare nell'ambito della gestione dei rifiuti elettronici. Allora, benissimo, il consorzio Ecoem ovviamente in realtà che nasce in provincia di Salerno per poi lavorare in tutta Italia per quello che è il recupero e il riciclo poi dopo dei prodotti elettrici ed elettronici. Importante capire una cosa: oggi la tappa in Confindustria è centrata per informare gli imprenditori in relazione a quello che il recepimento della nuova direttiva, quindi il 49, il decreto 49, ha posto come obblighi e diritti di ognuno e anche del cittadino stesso, ovviamente, sul riciclo e il riutilizzo dei prodotti elettrici ed elettronici. La tappa di Confindustria servirà per informare delle opportunità e quindi anche, vedendolo da un lato di green economy, delle opportunità che possono nascere in termini di business per far sì che tutta la catena di fornitura e di gestione funzioni al meglio e porti altre innovazioni e attività stessa. Quali sono queste opportunità? Le opportunità sono quelle lì che dei regolamenti ben precisi e controllati generano in ogni caso servizi, necessità di servizi, domanda di servizi sia per la pubblica amministrazione sia per il cittadino stesso. Questo comporterà ovviamente l'adeguamento di alcune dell'offerta commerciale di alcuni imprenditori o delle imprese in generale che sono nella catena di fornitura dei servizi stessi, che possono innovare in questo senso e creare altre aree di business. Sappiamo che tutti i produttori sostanzialmente devono adempiere ed assolvere quelli che sono gli obblighi legislativi, quindi vedono anche la normativa RAE come più un problema che altro, perché sappiamo che ad oggi è visto come una tassa, cioè io devo iscrivermi e basta. In realtà Ecoem accompagna le aziende nel percorso, diventa un vero e proprio consulente, un partner per quella che è la gestione RAE, quindi cerchiamo di far capire alle aziende, una volta che ci sei dentro, che fai parte della filiera e quindi sei accreditato, di conoscere quelle che sono le opportunità, facendo parte di un consorzio che è riconosciuto dal Ministero, riconosciuto dal Centro di Coordinamento RAE, lavora con oltre 160 aziende, perché abbiamo ad oggi circa 160 associati, e quindi cerchiamo di dare qualcosa in più sui nostri servizi, quindi seguire l'imprenditore. L'imprenditore non... Oggi è già difficile dover vendere, deve pensare a 10.000 cose, quindi immaginiamoci anche pensare a gestire i RAE, è una cosa molto difficile. A quello ci pensiamo noi, quindi nasciamo per accompagnare le aziende in questo percorso.